Voi siete il prolungamento di Dio, di Monique Mathieu, 10 dicembre 2023. Vedo una meravigliosa energia molto rassicurante. Essa mi dice: sono qui, sono la vostra madre divina. Sono immensamente felice di essere qui, poiché oggi voglio spiegarvi chi sono realmente. Io sono il tutto. Io sono la vita. Io sono l'amore. Voglio spiegarvi in che modo questo piccolo canale può trasmettere ciò che ho da dirvi. Poiché io sono il tutto, poiché io sono in voi, poiché sono la vita, poiché io sono l'amore, io sono in ciascuno di voi. Io sono la somma di ciò che voi siete. Pertanto mi esprimo attraverso ciò che voi siete. Io sono tutto ciò che esiste all'esterno e sono tutto ciò che esiste dentro di voi. Per me è veramente importante che possiate comprendere che cos'è Dio Padre Madre, che cos'è la vita, il modo in cui si articola e cresce. Inoltre è importante che possiate concepire ciò che è l'amore, ma la vita e l'amore hanno una tale immensità che vi occorrono molte vite per iniziare a capire che cos'è realmente la vita. Mi dice inoltre: per me il vostro risveglio è molto importante. È molto importante che riusciate a capire che io mi rivolgo a questo canale così come posso rivolgermi a ognuno di voi, poiché, ancora una volta, io sono la vita, io sono l'amore, io sono il tutto. Io sono la presenza. Io sono colei che non ha realtà tangibile, ma io sono colei che è il tutto. Io sono la parte di Dio Padre e Madre dove si trova la più grande tenerezza. La parola tenerezza è molto piccola rispetto a quello che io posso offrirvi. Io vi offro quello di cui voi, figli della terra, parti di me stessa, avete più bisogno: la tenerezza, l'amore, la serenità. Sono qui per accarezzare la vostra anima. Sono qui per illuminarvi dall'interno. Io sono qui affinché possiate capire che io sono davvero dentro di voi. Sono la vita. Sono l'amore. Io sono in ogni cosa. Io sono l'aria che respirate. Sono il cibo di cui vi cibate. A patto che si tratti di frutta, verdura e di tutto ciò che avete a disposizione per nutrirvi. Presto il cibo che conoscete non sarà più lo stesso. Vi nutrirete di ciò che noi siamo, di ciò che io sono. Quando dico di ciò che noi siamo, mi riferisco alla nostra energia. Per il momento questo non è ancora il vostro cibo, ma molti dei miei figli nell'universo si nutrono di ciò che noi siamo. Dio Padre Madre, e dell'immenso amore che diffondiamo costantemente sulla nostra creazione. Io sono la vita, sono l'amore, sono in ogni cosa, sono ovunque si posano i vostri occhi. Io sono amore infinito, sono colei che crea costantemente e ho dato anche a voi il potere di creare costantemente. Alcuni di voi creano della musica,
dei dipinti, delle sculture, con l'aiuto dell'espressione di ciò che io sono, ma anche con l'espressione di ciò che io sono dentro di loro. È da me che nasce la creazione, quel vostro desiderio di creare. Se io non fossi dentro di voi, avreste pochissima voglia di creare. Voi siete il prolungamento di Dio Padre e Madre e della vita all'infinito, perché la vita è infinita. Voi vedete la vostra vita molto piccola, perché non siete in grado di vedere all'infinito. I vostri occhi percepiscono ciò che vi circonda. Il vostro cuore può percepire in altro modo, ma la vera visione è la visione dell'universo, la visione dell'amore, la visione del creato, la visione dell'increato. Figli della terra nei quali io dimoro, desidero offrirvi tutto ciò che c'è di più bello nell'amore, nella gioia, nella serenità, nella comprensione di voi stessi. Vorrei che comprendeste davvero che cos'è il Creatore, cosa siamo Lui ed io, vostra Madre Divina, noi che abbiamo creato tutto e continuiamo a creare nella perfezione, nel rinnovamento, ma sempre in senso ascensionale, cioè perfezionando sempre la nostra creazione. Poiché tutti quanti dentro di voi avete una parte di me, cominciate ad essere creatori. Desiderate la perfezione perché è insita nella stessa creazione. Poiché siete creature create da Dio Padre e Madre, in voi c'è il profondo desiderio di creare la perfezione. E questa può essere creata in ogni azione della vostra vita. Per crearla non è necessario essere degli artisti. È sufficiente essere un umano che vuole vivere la propria vita nel miglior modo possibile, nel rispetto delle leggi divine, nel rispetto di se stesso, nel rispetto di Dio Creatore Padre e Madre. Voglio dirvi ancora questo. Ogni volta che posate gli occhi su qualcosa, è su di me che posate i vostri occhi. Ogni volta che inviate amore alla bellezza della natura, oppure offrite amore ai vari regni, questo amore lo state offrendo a me. Ogni volta che offrite questo amore a uno dei vostri amici, ai vostri fratelli, a tutti coloro che amate, voi offrite questo amore a me. Dovete comprenderlo, perché dal momento in cui capirete che ogni volta che donate amore lo state donando a tutta la creazione, cioè a me, a Dio Padre e Madre, avrete una consapevolezza diversa del vostro dono d'amore. Voi siete me e io sono voi. Desidero solo che possiate comunicare tutti insieme, sapendo che state comunicando con me, con la consapevolezza che siete tanti piccoli dei creati da Dio Padre e Madre, Dio nell'impero celeste, perché voi fate parte di questo impero celeste. Ora, nel silenzio del vostro cuore, in silenzio ma nella vibrazione, uniamoci. Unitevi tutti come parti di me stessa e io mi unisco a voi in quanto Madre Divina. Siate benedetti. Vi amo infinitamente. Voce Marina.